Parlo tutto a te. Tutto, lo so, tutto di Allora, sto fila poi. appunto, stavo pensando, se dobbiamo fare così, magari se riesci a... Magari lo possiamo portare dopo che finisco io 3D, così ti puoi concentrare 3D, solo a te. ok. Tanto, boh, quanto potrebbe durare del MK5? Boh. Una settimanella, secondo Possibile. Beh, almeno avrei una settimana per dormire di più. No, giusto, apri la live. Everyone, siamo live, siamo live. Siamo lines. libero. Ho trovato anche Assassin's Creed Origins. E l'ho preso. A quanto? L'ho preso dal negozio dell'usato. 13. Ma sei andato a Cagliari oggi? Ah, oggi giovedì, è vero. Già. Buono. Dai. Tra poco è sabato. Oh. Sabato forse è la cosa più vicina al giorno libero che ho. Ma per semplicemente... Oddio, la fatica c'è però... Il lavoro c'è però... Almeno sono con i miei amici che il giorno lavorano lì, quindi è meno pesante. Comunque, Miles Morales è davvero corto. Sono al 50%. Davvero? Corto. Sono al 50%. Minchia, e quando l'hai iniziato? Ieri. Mamma mia. Avrò giocato 6-7-8 ore. Perché comunque ci ho giocato. No, Sir Kiro! Kiro, I'm dying! Comunque nel frattempo che tu finisci di avrò il tempo di farmi per i cazzi miei. I giochi che ho in sospeso. Ciao Tails! Come va? Ciao Tails! Sei mancato! Certo che ci sei mancato, Tails. Noi ti siamo mancati? È una domanda retorica, ovvio che ti siamo mancati, noi siamo immancabili. Ora mi odierai, però ho iniziato Miles Morales. Iniziato è quasi finito, perché è davvero breve. Senta, sei te che ci nerdi troppo. Ed è comprensibile. Ah, io non avevo neanche... Tranquillo, tranquillo. Io non avevo neanche visto la chat dove dicevi... dove chiedevi se ci siamo mancati. L'ho proprio detto di mia spontanea volontà. Ah, comunque tranquillo, Tails. Sì, non l'avevo letta la chat. Punto morirò da 1 a 10. Comunque, Tails, ti dico le poche cose non spoiler che ho detto anche ad Andrea. Il gioco è simile ma diverso rispetto all'altro Spider-Man. Fa ottimo uso delle abilità specifiche di Miles. Si capisce che Miles è inesperto perché quando fai le acrobazie, se non stai attento, piaccichi. Yeah! E Dai, balloon! poi
sembra che il New Game Plus possa essere qualcosa di più di un semplice rigioca, perché ci sono abilità in più. No, non lo porto in live, tranquillo. Portalo in live Devil May Cry 5. Esatto. Quindi e probabilmente... tutto quello che ho appena detto è spoiler free. Quindi probabilmente infatti... ci sarà una settimana dedicata solo esclusivamente a Michele forse che anche gioca. Più di... Forse anche di più di una settimana potrebbe essere. Bisogna vedere. Dipende. Miles invisibile. Allora, addirittura, sì. Così potrò dormire. Sì, comunque Devil May Cry è abbastanza lungo come gioco, considerando di giocarlo circa 3 ore al giorno. Più che altro sì, ora che ci penso ci metterei un po', anche perché c'è la campagna con Vergil, me l'ho dimenticato. È vero che la campagna con Vergil è diversa in questo. Quindi se effettivamente una settimana sicuro ce la metti. No, ma io stavo contando una settimana solo per la campagna con chi si usa normalmente, Dante Nero. Dante V. Nero. V. No, però si deve chiamare Bombes Michele. Effettivamente dovremmo cambiare il nome. Magari lo chiamiamo Bombos underscore Mickey. È brutto Bombos underscore Mickey. Vabbè, come lo chiamiamo? Bombki? Mimbo? Jimbo? Jumbo? Jumbo Drillo? Underscore, no, quello già preso. Underscore è il nome è del trattino basso, No! No, diceva te. Jumbo Drillo, dicevo. Ma Jumbo Drillo? È bellissimo. È già preso. E vabbè. Oh. E vabbè. Facciamo caso al Giumbone. Mi sa che è un po' il contrario. Vabbè. Test. Comunque è molto figa la funzione della dei colpi con l'elettricità. Platti TV. Wow, non ho beccato nemmeno cazzo di nessuno. Per quanto adori Platti, purtroppo mi sento di dissentire. Voglio tenere il mio nome Bombos. E poi più che altro Platti TV ti sembra di qualcosa che mandi in onda solo i ornitorinchi. Cose che, per quanto possano essere un simbolo del canale, non è quello che vogliamo fare. Ah, Tails, per darti un'idea, Devil May Cry 5 è da dove viene Storm That Is Approaching. Sì, ma scherzavo. Vabbè. Ci stava che comunque l'hai detto. Che poi in realtà è anche carino Platy TV, solo che sono io che voglio ottenere qualcosa di mio. Perché sennò l'avrei anche fatta in realtà. Oh, siamo l'organizzazione Platy, siamo tutti incentrati su Platy, il nostro dio, il platinismo. Platinismo.
Sai che platinismo sembra più su platinette? Quello è platinettismo, magari. Yeah, no, yeah. Troppo lungo. Troppo lungo, sarebbe platinismo. Invece quello su plati più probabilmente sarebbe platismo. Da dove ti è uscito platinismo? Dei platini. Eh no, platinismo dei plati. No, platismo, platinismo è troppo lungo per essere dei plati, capito? C'è un ni in più. C'è Keyblade, ciao Keyblade. Ciao Keyblade. Un ulteriore incontro tra i due che i cui nomi vengono scambiati spesso da Andrea. E anche da te. A me è successo una, massimo due volte. A te è successo un miliardo e mezzo di volte. È successo, quindi siamo uguali. No. Allora, uno che ha ucciso una persona non è uguale a uno che ne ha ucciso 100 milioni. Paragone è lo stesso. Vabbè, ma minchia, ma il danno è sempre quello, No. Uno è un omicidio e l'altro è un genocidio. 99 Keyblade. Non è 99. Mi sto per uno. Ecco, appunto. Ma che nervo. È come laurearsi con un 90. A me purtroppo non succederà mai di laurearmi con un 99, vabbè. Da quello è un altro discorso. Minchia. Vabbè, brutto, almeno... No? Ma perché... Cos'è il tuo obiettivo? 90, no? Quindi... mi sembra che hai detto 90, quindi... Sì, l'hai superato almeno. I won, l'hai but superato... what cost? I won, but at what cost? Hai superato nel modo stronzo, ma l'hai superato. Ah, giusto. One punch! One punch Miles. Oggi siamo senza Fabio, non ci ho detto perché. Allora. Ecco. Ma tanto 100. Non lo potevo prendere, mancava il credito bastardo. Purtroppo Keyblade è stato. Guarda che l'ha fatto. Purtroppo Keyblade ti ho scammato perché adesso siamo su PS4. Sarei potuto essere da PC, però ultimamente la connessione mi stava dando problemi e quindi ho detto. No, I don't think I will. E poi ora è più comodo essere su console. Cioè, la re-experience stai per dire, giusto? No. Stavo per dire un'altra cosa. Forse su PS5 è possibile fare. È possibile montare una camera che non sia quella di PlayStation. Forse. Fatto il sub. Forse. Da Zodio non posso mettere la mod scam. Perché tra gli accessori mi dava la possibilità di dire. Mi diceva HD camera. Capito? Oltre a quella. Oltre a PlayStation camera mi dava HD camera. Ho finito la sub Zodio che non posso mettere la mod scam. Uffa. Comunque sbloccarla coi punti magari. Ripperoni te. Ripperoni. Ti lascio Marluscia Fluscia dal posto tuo. Quello posso metterlo. Allora dicevamo. Quanto è bello Marluscia Fluscia. Sì. Poi dovremmo fare un giorno. Accessories camera. Adjust HD camera. Ah, cioè, ma
Ora, il punto è che io non ho una camera, io non ho una webcam, a parte quella automatica del PC, quindi non potrei provare se funziona la cosa. Prova a controllare su internet se magari c'è qualcosa a riguardo. Con la welcome trip, no, mica non si farà mai vedere. No, non so se ci. Momento, io sto dicendo per Bombos quando si prenderà la PS5. Se mai mi farò vedere, sarà con una maschera in volto. Però devo prima comprare la maschera. Sto arrivando, questi 2 minuti. Che succede? Allora, no, è sempre quella, comunque quella di PlayStation. Andrew, ci sei? Ci ha abbandonato, signore. In realtà sono le galline che rubano tre Tails. Praticamente tutti i costumi che mi mancano adesso in Miles Morales si sbloccano finendo missioni secondarie. Eccomi. Che mi sono perso? Ti sei perso che praticamente ho scoperto che è comunque necessaria quella di PlayStation, però quella HD costa 60 euro. E alla fine ti prendi l'immagine in 1080p, quindi potrebbe essere un investimento non troppo stupido. Aspetta, ripeti un po', scusa. 1080p, circa 60 euro. Ma posso usare la mia? No, quella PlayStation. Che palle. Che palle. Non mi sembra un brutto investimento, no? Il gameplay è praticamente lo stesso con piccole modifiche, Tails.
Una cosa molto importante. È che a quanto pare se compri Miles Morales puoi comprare separatamente l'altro in qualsiasi momento. Chiamerò Michele Senpai. Chiamate Kudasai. Sto morendo di caldo assai. Ma io non sto facendo spoiler. E ama vuole rimanere 100% blind. Anche se sì. Praticamente puoi trasferire tutto quello che hai sulla PS4, a parte i giochi come Spider-Man. Ciao Angelo. Ciao. In che senso le nostre voci? In che senso? Che è successo? Finalmente, oddio, forse mi ha finalmente colpito la pubertà. La voce mi è diventata più profonda. Is this possible? Così dici. Lo dico così. Non così. Perché sei Thanos. Siamo tutti Thanos. Wait, it's all Thanos. Wait, it's all purple. Praticamente lo Spider-Man su PS4 non lo puoi trasferire. Perché quella versione non te la legge. Michele è virile. Io sono sempre virile. Transport, transport. Oh. Uff. No, contrario, sono tornati under 12. Voci semi metalliche. Nani? Nani da tu? Oh no. Tu ci senti bene? It's evolving but backwards. Evolving. Sta evolvendo. Te Skiblet, ci sentite bene? Ok. Ok. Attributo. Cure. Ok, l'importante è che ci sentite bene. Ok, allora è strano. Controlli il suo apparecchio. Stai forse insinuando che è vecchio? No. Apparecchio nel senso di device. Ah. Dai che devo andare contro un amantide, su. Ah no, aspetta, c'è un tesoro. Ho fallito per colpa di un bug. Oh no, altri tavoli volanti. No. Nemici fuori dall'area in cui dovrebbero essere. No!
Tiro! No, Messer Kiro! Non muoia! Stai insinuando sia un tavolo? Sì. Io sono un tavolo. Wait. It's all a table. Oh, grazie a Crown per il raid. Grazie mille. Oh, grazie mille. Grazie mille, gentilissimo. Come va? Cosa ci raccontate di bello? What's going on? What's going off? Wind. Wind, messaggio gratuito. Wind, messaggio di vento. Ed è apparso il comando per entrare nell'organizzazione Platinum nel momento giusto. Solo Wind. Nice. Nice. Mamma mia, Balloon, quanto straccazzi è OP. No! Buono, buono. Buona fortuna per farlo con Riku. Oh mamma mia. Sei pazzo. È l'unico... Allora, quello è l'unico motivo per cui ancora non ho platinato Ray Chain. Ho fatto tutto il resto, ma quello è l'unico motivo per cui non l'ho platinato. Perché sei debole. Vabbè, non parlo. Finire solo per insultare. Ne riparliamo quando farei la livello 1, Miki. Mai? Ma dai, ti quindi posso... Quindi non ne riparleremo mai? Immagino. Edo? Sì. Ma perché quando non c'è nessuno in chat e dice che ci sono solo... C'è solo 8? I bot sono in vacanza. Probabilmente. Bot. Botman. Considera Tails che è un pelo buggato Twitch, ma giusto un pelo. No, quando siamo su PS4 sembra che sia buggato il triplo. Oh no! Sì. Sì. Eh beh, non ci conta la gente che dovrebbe contarci. Ma lo fa anche quando siamo da PC. Ma se penso cosa sembra pure peggio. Come sono morto? Non lo so, Rick. Mi sembra falso. Andiamo a livello 1 di Mickey su Twitch. Guarda, io lo farei pure. Io vorrei fare tipo come fa Sabaku con Saidonia. Che c'è proprio un punto particolare di tutto ciò. Io non voglio fare a livello 1. Però qualcuno lo voglio seguire per la livello 1. Che palle. Il babysitter ci sta. Sì che vuoi farlo. Dai, no, almeno, almeno fare quella del 2, dai. No, no. Non dico, almeno la storia. No, no. Dai, non è così per... Dai, non è così no. Male. Do. Io volevo provare a fare un paio di rando. Bella la randomize. Sai qual è il problema? Sai qual è il problema, Crown? È che la randomizer del 2 è rotta molto su PC. Vero. Lei l'abbiamo provata. Ma penso, non penso sia un problema della mod, penso sia un problema del proprio del gioco su PC. Però penso che già qualcosa rispetto a quando l'abbiamo fatto noi sia migliorato. Ma mi sa che forse... No, proprio come il gioco su PC, non è questione della mod. Il gioco su PC fa un po' cagare. Allora, il 2, da quel che ho letto, è quello che ne risente di più. È il peggiore per quanto riguarda quello, perché appunto ci sono un sacco di crash dal nulla. Il 2 è quello che sembra aver subito il peggio dal porting su PC. Invece il 3 è quello che ne avvantaggia di più, ma perché è il più recente, poi fatto con Unreal Engine e cose, quindi la compatibilità è migliore. Invece quello del 2 è un engine vecchio portato su
una console su più console nuove e portate su PC. Esatto, ma anche ma anche a livello di mod, infatti il 3 è fantastico. Cioè, ci sono tante di quelle mod belle sul 3, mamma Perché è mia. più facile fare Eh il sì. coso con il 3, è più facile perché in Unreal Engine è più facile fare mod in Unreal. No, lo so te, ovviamente non è che il 2 è il peggiore, il 2 a livello di gameplay proprio è il migliore, alla pari col 3 Se la magari. gioca Io col 3. appena finisco il DLC al 100% lo provo. Vaffanculo, eh. Come la pari col 3. A livello di gameplay, attenzione. Mancano 5 date io Zoro. Buono. Che data ti Buono, dai. mancano? Che così magari ti dico quali sono. Come sono a livello di potenza. Per me almeno. Dio Madonna, eh. Il 3 è veramente bello come gameplay. Larxene, Anthem, Xemnas, Sion e Xehanort. Ah, giusto, perché è la prima volta, quindi li devi sbloccare. Giusto. Sì, Sion e Xehanort sono quelli che ti mancano perché devi ancora sbloccarli. Allora, Larxene. Allora, innanzitutto dimmi se vuoi che ti dia consigli, perché se non vuoi consigli posso capi lo capisco e non ti dico niente. Se vuoi che ti dia qualche consiglio, dimmelo e ti posso dare qualche consiglio, magari. Non so se li hai già provati o no. Signori? Ah, No, no, dico i Remitters. ok. Non mi dare consigli per romperli. Ah, ok, no, per romperli no, però magari se vuoi qualche. Allora, innanzitutto devi dirmi se li hai provati. Perché se li hai provati ti posso. Posso già dirti magari qualcosa che hai già visto come fare. Comunque, per dire, io quello con cui ho avuto davvero problemi è Luxord. Il mio incubo peggiore è stato Cioè, Luxord. Luxor che è uno dei più facili per me. E per molti. Ma E perché? sai Allora, il bello. cos'è? Proprio non mi trovo con quella meccanica. Vabbè, la sua gimmick è normale. Cioè, è normale che sia così, la sua gimmick. Era molto meglio nel 2. No, nel 2 ci mettevi troppo. Ma era fatta molto come meccanica nel No. 2, quella del 3 puzza, No. penzola, unta, lezza. Sì, prima te li ho provati. Vabbè, giustamente, prima te li ho dati un Facebook. C'è la fase che diventa un pianeta. Presumo stai parlando. Oddio, di Anthem o di Xemnas? Ho riacceso la play dopo non so 7 mesi. Ovviamente nel frattempo ci hanno giocato i miei fratelli. E poi alle mosse potenziate va. Ah, Vanitas, ok. Con Vanitas ho avuto problemi. Ah, ok. Con Vanitas puoi skippare la DM, puoi skippare l'attacco, quello là dove diventa un pianeta oscuro e ti lancia i suoi cloni oscuri. Puoi skipparla semplicemente Madonna. attaccandolo nel momento in cui si teletrasporta e sta per salire sui Keyblade. Se riesci a colpirlo nel momento giusto lo puoi bloccare. E infatti Vanitas è uno dei pochi con la DM skippabile. Non ho ancora provato un Kingdom Hearts su PS5. Però l'ho skippata di DPS, ok. Minchia, allora sarà 99 probabilmente. Non ha preso il sol del pianeta. Dicevi, scusa, Miki? Io non ho ancora provato nessun Kingdom Hearts su PS5. Miki, io ho fatto in te, avrei già provato il 3. Così vedi la Lo differenza tra i so. 30 e i 60 fps in Lo so, 4K. il punto è che
il punto in 4K non ci arriva perché il televisore non è in 4K. Ma però volendo potresti farlo in 4K. Sì, sì, certo. Però il televisore è merdino. Mica, io vorrei prendermi un monitor, però cazzo, prendo la 4K costerebbe troppo. In realtà li stanno facendo sempre meno costosi comunque. Vabbè, certo, però mica sempre 500 euro li dovrei spendere. Dipende dalla dimensione. Effettivamente a me mi avevano detto un monitor che costa 500, però era 34 pollici. Io mi accontenterei anche di un 27 pollici in realtà, quindi. Io uso un 22, figurati. Che continua la storia e poi la roba secondaria la faccio dopo. Allora. Si ripete dall'1, Miki. Io arrivo a 120 se lo gioco a medio su PC. Io se provo a far partire. Io se provo a far partire qualcosa su PC, qualsiasi cosa mi si spegne perché si sovrascalda. Non per colpa di prestazioni, proprio dal punto di vista ha bisogno della pasta termica nuova. Solo che io non sono buono, non la saprei sostituire. Quindi rimane così. Vaffanculo sta mantis di merda. Devo comprare un PC, non un micro. Sì, comunque sì, infatti io sto pensando di prendere un monitor non due, almeno full HD, però 144 Hz, per il futuro, che se mi prenderò un PC potente, così avrò la potenza, la bellezza dei 100 e passi. Vabbè, 100. Almeno full HD ci vuole, dai. No, cioè, full proprio HD, certo, full HD lo trovo sui 250 full HD, come lo voglio io lo trovo, certo. Io questa cosa l'avevo pagato meno di 200, però stiamo parlando di 10 anni fa, E che questa televisione, e non sono sicuro sia full HD effettivamente, potrebbe essere solo HD. Perché dovrebbe dirtelo se è full HD? È vecchio comunque, quindi il full HD era una cosa nuova. Quindi allora, non quello che sto proprio usando io adesso di televisore non mi sembra così vecchio, però. Madonna, Spirit Roar, cosa non è? Quando avevo preso la PlayStation 3 alla fine, dopo la terza media. Ora dopo la cresima. Nel mio caso c'è la cresima è un anno dopo circa. Quindi avrò avuto 13-14 anni. In ogni caso una decina di anni ce li ha. Allora, io ho un 1080 a 140 Hz, via, e un 2K IP per grafica e film. Insomma, ne uno bello da vedere e uno per competitive try hard. E per cosa lo usi? Cioè, cosa giochi per il competitive try hard? Sai una cosa che dovremmo fare prima o poi? Dico. Nascondino su Fortnite. Avevamo già detto sta cosa, sì. Problema. Però è vero, questo l'ho anche da PS4. PS5. L'ho comprato quando giocavo a Overwatch. Overwatch mi sembra. Da quando l'ho visto mi è sempre incuriosito. Però appunto non avevo. Sembra visto. Figo, solo che non avevo mai avuto la possibilità di giocare. No, non avevo i soldi per comprarlo, quindi ho giocato la versione gratuita che era, come si chiama? Paladins.
Io anche avendo i soldi non ho il plus, quindi non avrei potuto giocare. Mo mi dà spirit roar il bastardo. Un paio di anni fa. Ma con chi lo fate? Perso il time season. Al massimo puoi provare il 2. Dici Fortnite? Quando esce. Giocare ora Perché esiste Overwatch 2? O deve ancora uscire? Uscirà a breve. Ah sì, Fortnite. Breve. Fase di sviluppo avanzato. Ah sì? Con chi lo fa Fortnite? Non lo so, Tails. Probabilmente ci sarà anche Fabio, visto che lui c'ha il PC. Sì, quindi, infatti. Ma poi c'è anche la PS4. Esatto. Quindi Fabio potremmo farlo. Però ci vuole anche qualcuno in più. Perché effettivamente in tre pochi. Punto è, chi altro potremmo... Vabbè, tanto crossplay, quindi potremmo chiederlo a chiunque, anche se c'ho PC, PS4. Sto boss è Pain, anche giocare. Tanto Fortnite pesa poco, dovrebbe pesare tipo 10 giga. PS4, PS5. Sì. Sì, lì intendo. Perché su PC mi sembra che occupa di più. Può essere. Su PlayStation l'ho visto da poco. Sai cosa? Mi sa che lo installo adesso. Fortnite. Giusto per averlo quando serve, sì. Allora. Sto boss è Pain, anche giocato normalmente. Ci sono se avanza spa. Ma certo, te, spissiamo meglio. L'ho giocato da telefono. Sì, sì, ah sì, no, bugia. Ah, perché c'è ancora sul telefono. Ora l'avevano tolto solamente su Android. Comunque il segreto di sta boss fight è cercare di stunnarla con sta mossa qua. Ok, a posto, aggiunto i download. Vediamo quanto è. Ah no, pesa di più di quanto pensassi. Quanto? O forse è su, forse è perché è su PS5 che pesa di più. 26. No, ma mi sembra strano che dopo te lo dico, ma sicuramente pesa su PS4 sempre 26, eh. No, massimo no, poco di meno. L'avevo controllato da poco su PS4. Potete smetterla di morire ogni 30 secondi? Sono $1 milioni di GTA online in regalo su PS4. Un milione? Io ne ho detto. Ah, ho capito, 1 miliardo. Ti senti male? Non è colpa mia. Ti vuoi stunnare, mantide di merda? Cristo Dio. You're down. Vai, sì, stunata, via, vittoria. No, che cazzo fai, Riku? Riku. Esplodi male. No, that's standing. Ok. Oh. Okay. Allora. No, hanno fatto caso a tutti e tutti. Ho preso ugualmente okay. Io l'ho preso ultimamente GTA 5. Let's go. Yeah. Maledetta mantide. Chiedo bene. Mi sono emozionato. Salute. E quindi
Mi sono fatto prendere dall'emozione. Grazie mille. Avevo staccato le cuffie. Allora, iniziamo a fare un bel deep dive con Riku a Monstro. A Prankster Paradise. Poi cambio console. Quando ho troppo adesso. Cosa devo fare con coso? Boh. Ah, dai, qua. Facciamo il dive mo. Che ore sono? Eh sì, dai, si può fare. No, anzi no. Cambiamo console, va. Sono solo le 10, dai, è prestino ancora. Allora faccio il mondo con Sora. Sora Raikou. Devo dire che non vedo l'ora di giocarlo. DDD è il gioco che ho capito di me. Allora, per, eh sì, anche per me DDD è quello che è quello che, allora, DDD è quello che ho giocato di meno. Sì. È che il livello 1 è un incubo. Il livello 1 è un incubo. Voglio capire bene una cosa. Come la vorresti fare la re-experience insieme? Che giochiamo insieme. Il punto è per i filmati, il problema. Il problema è come faremo per i filmati. Perché? Perché sarebbe un bordello se tipo, se tipo tu arrivassi a coso. Cioè tipo, metti che io arrivo a un filmato, poi tu ne arrivi un altro. Cioè dobbiamo organizzarci per i filmati più che altro. Ma io vorrei capire come vorresti metterlo, tipo mettere due schermi? No, semplicemente come fanno Sabaku e coso. E com'è che fanno Sabaku? Fanno, allora, dire, ognuno c'ha il suo canale. Sì, il problema è che sai che questa cosa funziona solo per quelli che hanno la partner. No, non hai capito. Sì. Tramite la funzionalità di PS5. Non dobbiamo usare Twitch per far vedere i nostri schermi. Perché almeno devo informarmi bene, ma se ho capito bene, il PS5 c'è quel PS5? Eia, sì. Ok. Quindi bisogna aspettare che ti prendo tu la PS5 praticamente. Sì, sì, esatto. Vabbè, poi ovviamente quando avremo la PS5 vedremo, faremo esperimenti, come abbiamo sì, fatto. Sì, sì, sì. Mamma mia, questa comunque è, comunque da quello che ho capito, non è una C. La PlayStation Camera HD non sembra un brutto affare. Alla fine è una camera in, è una webcam in 1080p. Punto. Per 60 euro ci può stare, no? Avessi saputo, l'avrei presa prima e vabbè, non ci posso fare niente. Vabbè. F. In teoria dovrebbe essere compatibile anche col PC. Teoria. Allora. Fai arrivare sempre lui prima e poi arrivi tu, lo skippi. Se lo condivido su Discord, tipo. Io la mia Scrouse l'ho pagata a 15 per PC. Io quant'è che l'avevo pagata a 30? Di più forse. 33? O 39? No, a me sembra che l'abbia pagata un po' di più. 39 tipo sui 40 allora. Almeno. Allora era 39, forse sai perché? Perché poi su Discord e su Amazon l'avevo trovata scontata a 33. Era sui 40, sì. Sì, era più o meno così. Centesimo più, centesimo, euro più, euro meno. Migliaia di euro più, migliaia di euro in meno. Ma più avanti farò anche un upgrade del microfono. Adesso magari appena mi arriva il primo stipendio posso prendermi il microfono, forse. Ah, a proposito, quando ti arriva? No, questi giorni? Lunedì. Ok. Allora, adesso voglio vedere. Ok, forse c'è. Dai. Davvero. Non ce la faccio.
Merda, forse per tipo 4 secondi non ce l'ho fatta. No, invece ecco, la 55 la trovi anche. Quindi se c'è il chiesto internet la trovi anche a tipo 55. Quindi più o meno siamo lì. No, ma al massimo, allora, se come mi dici, se allora adesso devo vedere, però se con PS5 riesco ad arrivare a 20 mega di upload, io penso che senza cavo Ethernet, problema... io penso che posso farlo anche senza webcam e lo faccio direttamente da PC. Cioè, è così. Il problema è un altro, Andre. Il problema è che io 20 mega di upload ci arrivo, sai perché? Perché il modem ce l'ho dietro il muro. Ma teoricamente a me da PC ci arriva. Cioè, lo fa. Ho la connessione. Raga, ho la connessione a pezzi. Minchia, mi dispiace. È sempre brutta avere la problemi di connessione. Prova a rientrare più tardi. Va bene, Keyblade. Ci vediamo dopo in caso Keyblade. Allora, prova a riavere il modem magari. Faccio il tecnico. Alla fine, vabbè, che uno dire? Si scherza, però a volte è seriamente il problema è semplicemente riavviare il PC, il modem, sì, cose sì, così. Sì. Perché per esempio capita spesso che magari tipo un programma non funzioni, ma perché proprio bisogna riavviare il sistema. Può succedere, non è che sì, solo sì, che sì, non certo. È la risposta a tutto, ovviamente. Ovvio, però è la prima cosa che si deve provare a fare. Se poi non funziona quello. È quello che ovviamente il tecnico ti dicono, i tecnici ti dicono come prima cosa. Ha provato a spegnere e riaccendere? Io di upload arrivo se vuoi a 2. Guarda, più o meno anche Andre la maggior parte dei giorni, Tipo ieri, no, tipo l'altro ieri, ma non voglio parlare dell'altro ieri, grazie. Oramai ci convivo, anche io Keyblade ci convivo. No, non è vero, no, non è vero, ogni volta che succede... Diglielo, Miki, quanto mi deprimo ogni volta che succede sta cosa. È abbastanza incazzato, sì. Oltre, è un mix tra depressione e incazzatura. Ah, mi dico sempre che io sto facendo le missioni del secondo DLC di Spider-Man in quel momento. Mi sono sempre immaginato un meme. Mi sono sempre immaginato un meme tipo no, you can just go at 20 off. You can just go at 20 megabyte of upload with a... Oh! Vabbè. E poi c'è Mickey che fa... go, internet, brrr. Ma i problemi di connessione sono brutti. Considera che, appunto, ti stavo dicendo, io il modem ce l'ho a 10 metri dalla PlayStation. Ma il punto letterali. È che... Letterali. Perché si è disconnesso? Bellissimo, il punto è che... è una connessione comunque abbastanza buona perché è una fibra misto rame. Ce l'ho a 2 cm dal culo. È ovvio che arriva a quei livelli, capito? Ma il punto è che la mia ci arriva anche se sono abbastanza lontani. Il problema è che ovviamente è la stabilità magari. Michele, ti risponderò con una sola parola. Infostrada. Vabbè. Io sono Fastweb. Io sono Tim. Dov'è il mio Dream Eater? Oh, dove sta il mio Dream Eater? E sinceramente, da quando abbiamo la fibra misto rame, abbiamo avuto davvero pochi problemi. Prima Discord. Tranne con Discord. Vabbè, ma quello è Discord. Sì, sì. Non è quella la questione.
Ready to go, yeah. Suora. Raikou. Suorku. Suoriku. Suorku. Il signor orco. Ah. X quadrato cerchio X triangolo cerchio quadrato. Torno subito. A te Crown, come va la connessione? Sono curioso. Visto che sei un collega streamer, sono curioso di sapere come va a te. Yeah, Sora goes brrr. Brrr. Ah, cazzo, il boss è Tron. Oh no. Counter Rush. Oh, bello. Ravi, datemi i counter, le cose, perché qua... Eccolo qua, Counter Rush. Che poi è pure figo il counter di Sora. Però non c'è, è andato via. Oh. Missed. Dov'è che dovevo andare? Mo' non mi ricordo. Ah, ok. Keyblade c'è. Ha detto che tornava dopo perché sta avendo problemi di connessione. In teoria su PS5 non c'è la cosa delle scene bloccate. No, o almeno se c'è non ne ho mai incontrato una. Sei una sicura che c'è? Che dovresti provare? Nella scena la secret ending del 3 di Remind. Dovrei mettere il disco del 3 in questo momento. E vabbè, quando puoi, se puoi.
Non è che ti stai dicendo di farlo mo'. Ma qualcosa aveva anche Spider-Man, quindi... Esatto, su nel primo non c'era, mi pare. Mi pare di sì, almeno una c'era. Verso la fine. Da strano. Na-ra-na-na. Na-ra-na-na. Tron non c'è, è andato via. I Tron non bug è più a l'hanno casa portato mia. via. Mickey, it's Tron. They put bugs in him. What? Almost. In Xenoverse 2 ogni cutscene è una cutscene bloccata. Ah, c'è Vero. Ratchet & Clank, poi... Ah no, o non ce l'hai più i dati di Ratchet & Clank? Sì, ce li ho. Ah, però ecco Ratchet & Clank, non devi neanche mettere il CD. Lofty Fantasy. Ma in realtà anche se non è il suo ce l'ho in digitale, quindi... Lei però devo farmare, che palle. Vai, posso farmare anche fuori, in realtà, fuori live. Cazzo, che ho bisogno di Sekiro con Spirit Roar. O almeno il Magic Hell, Lapin. motherfucking hero. Kiro, motherfucker! Kiro! Kiro, I'm gonna kill your family, Kiro. I challenge you to a duel! Lo potremmo fare come mod. Ci sono tante idee carine da poter fare come mod. Emote mod. Mettiamo la faccia di Sekiro con la scritta Challenge to... Oppure Sekiro con una carta di Yu-Gi-Oh in mano. Boh, cosa del genere. Sai qual è la cosa che dovremmo fare? Ottenere un altro slot emote. Ah, sì, peccato che richieda 15 sub. È il massimo che Lo possiamo. so. Prendi la scena di Slug e Tarless. Ah, quella è bloccata. Hai sentito Mickey? Sì. Dopo però, tanto ce l'ho in digitale. Kiro, Ce l'ho challenge adesso you due. to duel. Kiro, I challenge you to fuck yourself, Kiro. Quella è Zitto, Miles. bloccata. Quella è bloccata sicuro, chissà perché. Perché sono pazzi, cazzi. Ricordi l'animazione che dovevo fare? Quella animazione. Ah, sì. Mi sono reso conto che non è Blatti. fattibile. Ah. Come no? Ah. Perché? Non c'è il giorno, Andre. Non ho i mezzi giusti. Ah, peccato. No, io voglio Vabbè, fa Plati niente. animato. La mia vita non vale niente senza Plati. Oh, ma tu hai Vabbè, scassato fa la mia. niente, Tails, tranquillo. Ti prego, non mi dire che ho salvato su Rico perché sennò mi incazzo. Take this.
No, porco, c'ho il signore. Porcaccio il signore di Animation. Dai, mannaggia il Cristo. Esco, i tesori non li prendo. Affanculo, va. Ma mannaggia, chi so io. Questo cos'era? Hanno questo skin normale, quindi poteva. Porcaccia la miseriaccia, ladra. Ladraccia. Bupupleu. Cupo. Compra la mia roba, cupo. Prendiamoci un drop minot. Anche due, forse. Yes. 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 Ah, non me lo devi dire. Vabbè. Che cazzo. Dovrebbe bastare. E sti cazzi. Sti cazzi dovrò mettere. Mi sa che finisco questo, faccio i dive con entrambi magari e poi stacco. Oppure potrei fare un po' di completismo, boh. No, no, meglio che stacchi, dai. Purtroppo, aia. Ma prima, aspetta, prima bisogna vedere quanto ci metterò con Tron. Almeno un'ora ce la potrei mettere, tutto stronzo. Addirittura dice. Se non si stunna il basta. Bastonnati! E guarda quanto fa schifo il danno. Troppi. Non gli ho fatto niente. Vaffanculo, Kit è morto. Non devi addormentarti. Non lasciare che la stanchezza ti stanchi. Allora, in realtà non sono neanche così. Cioè, non è che mi voglio sto per addormentare adesso. Che semplicemente. Ho troppo non è che sono, però. Oh madonna. Ti vuoi stunnare, cazzo, Tron? No. Che non gli faccio un cazzo di danno. Gli facessi danno fisico, direi va bene, lo accetto. Non gli faccio un cazzo di danno. Ora so spirit road. Vaffanculo. Take this!
Fammi spirito l'armo che è glitchato, dai! Mo si è ripreso, ma vaffanculo. Ma allora, io non capisco, lui si stunna, ma Osaka, ma perché? Cioè, ha fatto i boss che si stunnano però dopo un certo tot di colpi, ma perché? Cioè, tipo, Zemnes per stunnarsi ci metterà un'infinità di colpi. Ma porco il santo... Sanctorum, sanctissimo. Sanctissima Trinità. La chiamavano Trinità. No. Ecco. Ora sta iniziando a salire il sonno. Dai spirito, non mi abbandonare mo. Minchia! Ammattaica! Non è già mai che porro troppo presto. Ah! Dai, che minchia, che se possibile voglio continuare con sto... Oh, madonna, non sarà possibile. Voglio continuare con questa andazza di fare un mondo per live, ma dubito sarà possibile se continua così. Oh signore. Ah, comunque. Ho ancora aperto il coso di Media World. Non gli ho detto che ho preso, che non mi interessa più. Perché uno, voglio vedere quanto ci mettono a farne arrivare altre, e due, voglio vedere magari per te. Io ho detto tanto in prima caso. Ma aspetta, però se l'ha prenotato posso decidere anche... aspetta, non lo puoi prenotare. Ah, Cristo santo. Cioè, in teoria, in alcuni posti puoi prenotarlo online, però non so se ci sono a Cagliari. Che palle, perché tipo... se no... la potevo... Tipo quello che ti dicevo, un euro dove l'ho presa io, ne aveva 5 riservate all'online. Io minchia, purtroppo non ho il tempo di andare, poi sarà anche se la prenoto. E vabbè, magari il giorno in cui arriva ti prendi un giorno di ferie. No, i giorni di ferie preferisco lasciarmi per settembre, che c'ho magari esami la mattina. Non posso permettermi. Perché a settembre è ancora aperta la... Piccolo, cos'è? Sono i primi giorni di settembre. Ok. Vabbè, ma non penso che un giorno cambi. Me ne saranno almeno due per gli esami.
Se no, secondo potrei. Ah, no, è vero, perché lì ancora non ci avrei i soldi. Sarebbe forse il 7, però non ci avrei i soldi. 7 cosa? Agosto. Magari ce li avresti. No. Come no? Mi hanno detto che pagano tra l'8 e il 12, quindi no. No, se ti pagano hai quelli di adesso. No, non posso. Non mi bastano. Perché? Perché devo far pagare. Perché devo pagare le bollette e l'affitto della casa Cagliari. Ma perché ce l'hai adesso la casa Cagliari? Sì. Perché? Perché devo. Perché non potevo disdire il contratto. Ma non l'avevi annullato? No, l'avevo tenuto appena. Ma era fino a giugno il contratto? No, il contratto è fino ad agosto. Ho preso un bordello. Ok, aspetta. È arrivato Fabio. Apro il coso. Apro l'altra parte. Capito? Tanto. Boom, baby. Done it. I won. Sai che faccio? Arriva Prankster Paradise con entrambi. E poi mi sa che chiudiamo. Where are they? Facciamo il raid ad Emily. Emily! Sei ancora online? Dovrebbe. Sì. Vabbè, se non è più online possiamo farlo tipo a sbigi. No, c'è ancora per ora. I palloncini devo fare, ecco cos'era. Palunzata! Ciao Fabio. Benvenenzio. Ma come hai fallito? Dai, per uno. Cristiano Ronaldo. Ma Miki c'è? Sì. Io non lo sento, sta parlando. Cristiano Cristiando. Sì? Bastard. Bastard.
Bastard. Sta parlando mica. Ha detto Cristiano Rinaldo, qualcosa del genere. No, ho detto Cristiano Cristaldo. No, però stai parlando sei uomo. No, no. Gridando un mio amico si è preso Skyrim. Come? Stavo sgridando un mio amico perché si è preso Skyrim. Perché? Perché? Mi preferisco prendere qualcosa di più, come dire, più nuovo, che un gioco che viene dato sempre. È sempre buggato. E quindi? Non è che perché è vecchio non è buono. Sì, ma non vuol dire che è vecchio e devi darmelo sempre a 60. Devi darmelo a 200, infatti. Aspetta che gli chiedo quanto l'ha pagato, se mi risponde a 60 lo dissocio. No, non credo. Lo dissocio. Lo dissocio dalle... No, non è vero, no, non stavo per dire quello. Sto per dire dall'essere un videogiocatore, ecco da cosa lo dissocio. Se mi risponde 20 euro lo perdono. Ma sì, non credo che costerà così tanto Skyrim. Mi ho scritto, allora mi ha detto 17 euro l'ha pagato e io gli ho scritto allora ti perdono. Sì, ci sta, io ho beccato coso Assassin's Creed Origin a 13 oggi. Tu che bella testa Origin, però è strano. Origin. Sì, ma Sir Hammerlock, per caso c'hai una missione? No. Comunque è meglio fare le cose con Riku perché... Grazie. C'è bisogno di cash. Merda. Mi ha scritto grazie, ma fai conto che il gioco di My Hero Academia costa sui 40, minchia ancora. Ma ne ho mangiato due. Ah, quello nuovo. Ok. Che l'altro è uscito da due annetti. Come minimo, se non di più. No, il primo. Primo già, mi sa che è già il terzo anno. Ho preso anche coso comunque, Devil May Cry 5 Special Edition. Poi lo stavo pensando di portarlo in live. Proprio si dichiara il tondo tua madre che si sì. Sento così tanto il mio ricordo, no? Non lo so, però si è sentito molto.
Quanta croce per ce l'ho fatta. Invece ce l'ho fatta, vaffanculo. Oh, che bellino, pochino. Oh no. Siamo tornati nella balena. Però questa volta io ho il potere dell'ipersalto. E anche preservativo. Come? Ah no, in realtà non è vero. Può sempre servire anche se basta una sega per creare Pinocchio, in teoria, quindi. Se sali più di tutto. Lasciamo perdere. Per un attimo ho sentito tua sorella Michele, pensavo stesse per dire. Che cosa hai detto? Pensavo stesse per sgridare entrambi. Tipo, ma siete, ma che cazzo dite, deficienti? No, 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 stiamo passando, stiamo soltanto parlando di avrebbe parenti. Ragione, avrebbe avuto ragione. Soprattutto Miki. Soprattutto su Miki. Sto soltanto parlando di balene e di seghe, quindi non c'è niente di cui preoccuparmi. No, aspetta, balene, seghe è un burattino di legno. Balene, seghe è un pezzo di plastica. Biodegradabile. Allora, se io lo fai ancora una missione per me. Ma sai che cose così chiuderei qui? Sì. Sì. Magari rimango 10 minuti, un quarto d'ora in chiamata, ma. Però riesco a spegnere. Va bene. Non è riferito a te il commento robot stegaiolo, per carità. Come? Nani? Perché non mi hai sentito quello che ho appena detto prima? No. Ho detto, avanti robot stegaiolo, hai una missione per me? Perché robot stegaiolo? Come sono i DLC? Me... No, questo mi sa che non è un DLC. Vabbè, no, mi hai detto che hai finto... tutto dalla storia, quindi dovrebbe essere solo DLC adesso. Aspetta, aspetta, guarda sta cosa, Miki. Ancora una missione secondaria del gioco principale. Aspetta, Miki, guarda sta cosa. POV, you are Sora. About to get to ghetto. Ma che cazzo? Perché c'è un tesoro in un punto in cui non dovrebbe esserci? No, non hai capito il punto. Live, Andre? Sì, non sto per chiudere. E quanta gente è live? Ah, devo fare il raid ad Emily prima. Emily! Aiuto. Quanta gente c'è online oggi, Mizziga? Sì. Chi sei tu? Cannibal Baby 1, 2, 3 e altri 4 Twitcher. Twitch è... Ma stanno facendo collab, no? No. Le collab le vorrei fare io. Le vorrei fare io. Non sto giocando a Yakuza 0, l'altro sta parlando, sto facendo quattro chiacchiere, just chatting. Ah, e anche la ma l'ho appena fatto, Streamlabs. Stream Elements, mi sono appena connesso, perché? Oh, Apex Legends... Oh. Il nostro è a novembre. Oh, carino! Che figo! Andre! Dica. Il nostro è a novembre. L'anniversario. L'anniversario del canale. Sì. Non mi ricordo però il giorno preciso. E vabbè, te lo diranno? O eri già iscritto da prima? No, stavo già da prima. Purtroppo non c'ho neanche la live, perché era una su Yozora. Non è che se ne ho fatto. Ma in ogni caso è già la scomparsa. Sì. Ok, ci sono fin troppi esplosivi qui. Non so nemmeno se si può dire. Ah, però vedi, me la. Vedi, adesso ce l'ho cambiato. Ok, l'ho cambiato da OBS e adesso me l'ha cambiato pure nella live. La cosa, ok.
Ah, minchia, a proposito, l'altro giorno ho sbagliato a mettere il coso di Tang. Sai perché? Perché ho messo Ita tutto maiuscolo and solo la E. Ah, sì, avevo visto. Vabbè, non è che c'è un problema. Cannibal Emily. Ah, a proposito, sai cosa mi è venuto in mente? Ok, infatti, aspetta, prima facciamo il raid. È qualcosa che sarebbe da dire in live? Che se no facciamo il raid ad Emily. Si può fare, si può dire in live, non è un problema. Dilla, che tra poco parte il raid ad Emily. Il boss, secondo me, sarà un Loki. Il boss dell'episodio 6. Dici? Sì. Alex. In realtà, no, perché ho pensato di... Come diceva un videogioco, affettato e inaffettabile. Cos'è, Borderlands? No, Marvel vs. Capcom 2. Marvel vs. Capcom 74. Strano. Expected and expected, diceva mezzo. Expected, expectable, expected. Expecto Patronum. Sai che sto sentendo comunque brutte voci riguardo Capcom, no? Sì. Sì. Da quel tipo... che ho sentito sembra che la vecchia guardia non voglia dare, non voglia ascoltare i fan di Street Fighter. Praticamente dicono che può andare tranquillamente bene così, non c'è bisogno di fare collab con altri, con altri, oppure di mettere online tab. Ma perché sei nell'oscurità? Nell'oscurità? Perché è un vampiro. Ma dici a me? No. Perché sono dentro una balena, non è che può esserci molta luce. Ah. Ma in realtà è arrivato a Emily? No, l'hai annullato. E perché non me lo fa fare allora? Dice, hai già un raid in corso. E porca, e fammelo annullare sto raid. Ma dice annullato. Anche a me dice annullato, però. Proviamo a farle lost, boh. Not only followers. Facciamo host allora, boh, che devo dire? Stupidi, morite sì o no? Vediamo se con l'host fa. Ok, con l'host funziona.